dipingiamo scolpendo. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te, nuovo video dedicato alla rubrica dei materiali. Infatti eccomi qui innanzi all'armadio dei materiali proprio per prendere da là dentro quello di cui avremo bisogno. Oggi faremo insieme la Sculpture Paste, una pasta che è di moda in questo periodo tantissimo, ma che è una pasta molto antica per fare una pittura a gettante, una pittura 3D. E allora andiamola a preparare e poi ve ne parlo un po' meglio. Il materiale che occorre per una fantastica Sculpture Paste, una pasta che ci permetterà di dipingere in 3D con soggetti a gettanti dal supporto pittorico. Nulla di nuovo, è una tecnica inventata centinaia di anni fa proprio da noi italiani, una tecnica che serviva molto spesso per impreziosire affreschi, vasellami, ma che adesso viene portata sui supporti pittorici. I russi hanno il predominio di questa tecnica, ma noi cercheremo di portarla anche su Arte per Te. Vi dico quali sono i materiali: del gesso di Bologna. Su internet sentirete che usano il gesso scagliola normale. Secondo me è un grave errore derivante dalla poca conoscenza dei materiali, perché il gesso scagliola è un gesso che a noi serve un corpo stabile, quindi il gesso di Bologna secondo me il più indicato, perché non fa reazione, perché è un gesso spento, è un gesso a cui è stata già fatta fare la reazione e quindi stato riturato, diciamo così, in soldoni, e quindi non subisce gli effetti dell'umidità e non si indurisce con l'acqua, ma rimane scheletro fluido a servizio del collante, che nel nostro caso sarà della colla vinilica. E poi, per dare una texture più leggera e materica al tutto e anche un po' più filamentosa, usiamo la polpa di cellulosa. Vi ho fatto vedere qui in questo video come si prepara homemade. Ci serviranno anche spatoline e questa Sculpture Paste può essere colorata con qualunque tipo di colore acrilico per dare appunto le colorazioni differenti alle paste con cui dipingere. Cominciamo a fare il modello base. Il gesso di Bologna lo trovate in tutti i negozi di belle arti, ma vi metto anche il link qua sotto per acquistarlo con enorme facilità su Amazon. In parti uguali mettiamo, quarti uguali ad occhio ragazzi, gesso di Bologna, guardate quanto è bello e bianco. In pratica il gesso di Bologna in chimica si chiama solfato di calcio, qualora vogliate essere più professionali, della polpa di cellulosa e della vinavil. Voilà! Mescoliamo il tutto. Se vedete che è troppo asciutta, aggiungete ancora un po' di vinavil e continuate a mescolare. Create una pasta bella strutturata, ma abbastanza morbida da lavorare con le spatole, e in cui tutti gli elementi siano ben inglobati. Questa pasta, a differenza di quelle che ho visto su internet, non subirà il tiraggio del gesso, che si asciugherà in tempi brevissimi. Qui il gesso è un inerte, serve da scheletro, ma riusciamo a modellarla abbastanza a lungo proprio perché non farà reazione. E possiamo anche conservarla in scatoletti ricoperti di cellophane e poi chiusi ermeticamente, come si conservano i colori acrilici, per intenderci. Ecco qua la nostra Sculpture Paste, una pasta molto molto ricca, molto molto densa. Puliamo bene la spatolina, e che si usa assolutamente a spatola, si usa su supporti rigidi come questo e appunto si stende a spatola così sul supporto. Di solito cosa si fa? Si fa, innanzitutto si colora, perché usarla così è del tutto inutile. Lavorandola, vi faccio vedere, si riescono a dare delle forme di petali o di foglie. Vi faccio vedere. Si carica la spatola a poco,
E quindi poi si appone ciò che si è fatto così. Garbando, vedete? Dando un garbo a ciò che si è inserito. Vedete? E si possono formare dei fiori che adesso bianco magari non vi dice nulla, ma che colorato formando dei chiaroscuri viene fuori proprio sulla tela. Visto che è facile fare la sculpture past, in un prossimo video ne vedremo l'applicazione. Per adesso accontentatevi di sapere come si fa. Sappiate che si può colorare con i colori acrilici, che si mantiene all'interno di barattolini di plastica. Basta che poggiate sopra un foglio di pellicola trasparente proprio sulla parte superiore del colore. E poi volevo dirvi che si può fare anche con la scagliola, col gesso comune. La differenza con la scagliola deve essere utilizzata subito e ha un'essiccazione molto più veloce. Col gesso di Bologna si conserva nel tempo negli scatolini e ha un'essiccazione molto più lenta perché l'essiccazione deriva dalla colla e non da un processo chimico del gesso, mentre nella scagliola è il gesso che fa reazione e si asciuga rapidamente. Più fine la vorrete come texture, più gesso dovete mettere. Meno fine e più filamentosa la vorrete, più carta dovrete aggiungere. Io di solito la faccio in quantità pari, come avete visto, ma a seconda delle esigenze posso farla più o meno con una texture liscia, aggiungendo se la voglio più liscia gesso, se la voglio meno liscia carta. Andate a preparare tante scatoline di sculpture past in vari colori, perché in un prossimo video vedremo insieme l'applicazione di questa stupenda tecnica. Mi raccomando, lascia un like, condividi il video, vienimi a trovare su Instagram e ricordati l'hashtag Arte per te video se vuoi far parte dei video di Arte per te con una tua creazione, e soprattutto vienimi a trovare su Facebook dove troverai tanti video nuovi per la tua creatività. Adesso basta parlare e tutti a creare. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!